informazione di Spazio Notizia, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento. In apertura parliamo di sanità in Sicilia, presentata oggi la campagna di screening per l'epatite C. Identificare i soggetti con infezione da virus dell'epatite C non diagnosticata, migliorare la possibilità di una diagnosi precoce, avviare i pazienti al trattamento per evitare le complicanze della malattia epatica avanzata e interrompere l'ulteriore circolazione del virus. Sono questi i principali obiettivi della campagna regionale di screening contro il virus dell'HCV, rivolta a tutti i residenti in Sicilia nati tra il 1969 e il 1989. I soggetti in target potranno recarsi nei laboratori pubblici o convenzionati con il Servizio Sanitario Regionale senza prescrizione del medico di medicina generale e ottenere gratuitamente l'esecuzione dei test di screening, come previsto dal decreto del Dirigente Generale del Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato Regionale della Salute. Le iniziative previste dalla campagna di screening saranno presentate stamane nel corso di un workshop che si svolgerà all'Hotel Borsa a Palermo. All'evento parteciperanno tra gli altri il dirigente generale del DASO e Salvatore Rechirez, Antonio Craxi, presidente della Commissione Scientifica Rete HCV Sicilia, Vito Di Marco, rappresentante per la Sicilia del Gruppo Tecnico di Coordinamento, Monitoraggio e Valutazione dello Screening Nazionale per HCV del Ministero della Salute, Giuseppa Maria Irrera, direttore ufficio detenuti del Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, Giovanna Spatari, rettore dell'Università di Messina, presidente della Società Italiana di Medicina del Lavoro. Voltiamo pagina, parliamo adesso di cronaca. A Palermo, sequestro milionario ad un esponente di Cosa Nostra. I carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dal Tribunale, sezione misure di prevenzione, che aveva accolto le richieste della locale Procura della Repubblica, con il quale è stato disposto il sequestro di beni riconducibili a Leandro Greco, palermitano classe 90, arrestato nell'ambito dell'operazione di servizio denominata Cupola 2.0 nel dicembre del 2018. Successivamente è condannato con sentenza del dicembre del 2020 a 12 anni di reclusione per partecipazione all'associazione mafiosa Cosa Nostra con ruolo direttivo. L'attività investigativa e le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia hanno consentito di dimostrare come l'uomo, detto Michele, figlio di Giuseppe e nipote di Michele, detto il Papa, si sia fatto promotore della riorganizzazione della Commissione Provinciale di Cosa Nostra, prendendo parte a numerosi incontri con esponenti di vertice di altri mandamenti. Dall'attività tecnica è emersa una figura designata ad assumere un ruolo di primo piano nel mandamento di Ciaculli. Il quadro probatorio raccolto nell'ambito delle indagini patrimoniali intraprese subito dopo il suo arresto è stato in grado di dimostrare come i beni nella sua disponibilità fossero in realtà il frutto delle sue attività illecite poste in essere nel corso degli anni, così consentendo al Tribunale di Palermo di emettere l'odierno provvedimento di sequestro del valore complessivo di circa 1 milione, che comprende due imprese individuali site a Palermo con attività di ristorazione e attività di ingrosso di prodotti ortofrutticoli, un'unità immobiliare sita sempre a Palermo destinata al laboratorio artigianale e 12 rapporti bancari. Restiamo a Palermo, dove è stato siglato un accordo tra Regione, Agenzia del Demanio e Comune per valorizzare gli immobili pubblici. La Giunta regionale ha dato via libera all'accordo tra Regione Siciliana, Agenzia del Demanio e Comune di Palermo per la valorizzazione, razionalizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico nel capoluogo siciliano. Il piano prevede la definizione della destinazione di alcuni edifici parzialmente utilizzati o in disuso da inserire in un più ampio piano per la città di Palermo che metta a sistema gli immobili pubblici disponibili in base ai fabbisogni da soddisfare, tenendo conto della sostenibilità delle iniziative anche in considerazione dell'impatto sociale, ambientale e di rigenerazione complessiva delle diverse aree urbane interessate. Sono 7 gli immobili al momento individuati: ex Chimica Arenella, ex Ospedale di Via Ingenieros, Villa Paino, ex Palazzo delle Finanze, Cisterne Nervi, Palazzo Zecca Niscemi in Piazza Marina, ex Palazzina Vespri.
Altri immobili nel capoluogo isolano potranno essere individuati congiuntamente per essere destinati al programma. In particolare, la regione siciliana ha manifestato l'interesse di acquisire al proprio patrimonio l'ex ospedale di Via Ingenieros per metterlo a disposizione all'Agenzia del Demanio per usi governativi, concedendo allo Stato un diritto di superficie per la durata di 99 anni. L'Agenzia del Demanio, invece, ha già espresso l'assenso al trasferimento alla regione dell'ex Palazzo delle Finanze. Potrà così ospitare la sezione siciliana della Corte dei Conti, che attualmente utilizza un immobile in affitto. L'accordo prevede una stretta collaborazione tra gli enti firmatari, l'Agenzia del Demanio in particolare si occuperà sia della definizione del piano per la città di Palermo, che dovrà individuare le linee direttrici in termini di finanziamenti, procedimenti urbanistico-amministrativi, operazioni immobiliari, sia di istituire un tavolo tecnico per raggiungere gli obiettivi comuni, tra i quali ridurre al minimo le locazioni passive governative, che sono 49 solo nel territorio di Palermo. Il protocollo di intesa segue altre iniziative precedenti, tra le quali gli accordi tra Regioni e Agenzia del Demanio del 25 febbraio 2021 e tra Demanio e Comune di Palermo del 22 marzo 2023. E adesso uno sguardo alla politica. Ci avviciniamo alle prossime elezioni europee in programma a giugno. Presentata la candidatura di Fratelli d'Italia del sindaco di Gravina di Catania, Massimiliano Giamusso. E allora siamo qui all'interno di un albergo importante di Catania perché abbiamo iniziato oggi a seguire un po' quelle che sono le vicende che riguardano la politica, i candidati dell'area della Sicilia orientale che si scommettono per far sì che si possa arrivare al Parlamento europeo. Questa mattina abbiamo ascoltato il candidato di Gravina di Catania, il sindaco Massimiliano Giammusso, altri componenti la politica, Manlio Messina, deputato nazionale, Salvo Pogliese, che è senatore ma è anche segretario regionale del partito. Abbiamo ovviamente raccolto il loro pensiero perché pensiamo che anche in questa tornata elettorale i Fratelli d'Italia possa esprimere soggetti importanti che dovranno, come suol dire, cambiare verso a livello europeo. Con me vicino Lucio Di Mauro, il collega Lucio Di Mauro, che anche lui mi ha dato una mano a raccogliere un po' il pensiero. Posso chiedere subito a Lucio, c'è una grande partecipazione, anche se io ho detto a Manlio Messina e anche a Pogliese, c'è la paura che ci possa essere poca gente che vada al voto? Allora, la paura ovviamente di non andare a voto c'è sicuramente, però la gente ha voglia di cambiare e questo è il messaggio che i politici vogliono dare. Quando saremo tutti quanti dentro quella cabina elettorale abbiamo un grande potere, quella matita. Allora non perdiamo ovviamente questa grande occasione. Sicuramente a Gravina il rapporto viscerale con la città, al di là della sindacatura, è sicuramente importante e mi ha consentito di fare quelle esperienze, di acquisire quelle competenze che oggi mi rendono proponibile per il Parlamento europeo, ma credo che tutto il percorso che abbiamo fatto in questi anni con tanti amici accanto, un percorso certamente politico, amministrativo, anche da vicepresidente dell'ANCI, da consigliere d'amministrazione dell'università, insomma tutto quello che abbiamo costruito in questi anni lo mettiamo alla prova per vedere se siamo in grado davvero di rappresentare adeguatamente, come credo sia e come speriamo nel nostro cuore, di rappresentare adeguatamente la Sicilia e la Sardegna nei confronti dell'Europa. Oggi l'Europa per noi è assolutamente fondamentale, bisogna cambiare un po' la definizione, la mentalità dell'Europa stessa, che non è solo continentale, ma deve essere recuperata l'importanza di questa area mediterranea, per cui Sicilia e Sardegna sono fondamentali, anche come ponti di dialogo nei confronti di quelle situazioni di crisi internazionali che oggi riguardano il Nord Africa, il Medio Oriente, l'Est Europa. Davvero questa area di cui noi siamo il centro geografico e politico deve essere rivalutata, riqualificata e l'Europa su di noi deve investire particolarmente perché credo che davvero possiamo acquisire questo ruolo centrale che tutti noi auspichiamo. Abbiamo presentato una lista fortemente radicata, di ottimo livello qualitativo, tutti e otto i candidati che presentiamo all'attenzione dei siciliani e dei sardi rispondono a questi criteri oggettivi qualitativi e di radicamento territoriale, siamo felici e orgogliosi di questo, nella consapevolezza che abbiamo una grande fortuna che è quella di avere il nostro leader indiscusso Giorgia Meloni,
che buca i teleschermi, che ha acquisito grande credibilità nazionale e internazionale, che quindi darà un contributo determinante per il conseguimento della percentuale che andremo a ottenere l'8 e il 9 giugno. Ma oltre a questo abbiamo una classe dirigente, contrariamente a quello che si dice, di ottimo livello qualitativo, ecco perché siamo molto fiduciosi del risultato elettorale di queste ultime imminenti elezioni europee. Per noi è una battaglia assolutamente fondamentale, cambiare l'Europa, lo diciamo da sempre, e per farlo abbiamo bisogno delle energie migliori. Abbiamo una lista assolutamente competitiva con nomi che di fatto hanno dimostrato di sapere cosa significa amministrare, di avere un attaccamento verso il territorio, il proprio territorio, e quindi credo che questo insieme al nostro Presidente ci darà la spinta giusta per arrivare a confermare di essere il primo partito nazionale, ma soprattutto a cambiare questa Europa di cui abbiamo fortemente la necessità davvero di cambiare passo. Lo stiamo dimostrando negli ultimi mesi, l'Europa cambia direzione, va verso quella direzione che abbiamo sempre auspicato. In maniera ancora blanda, noi speriamo di arrivare a governare la Commissione europea ed essere più determinanti e incisivi. Ci spostiamo adesso a Giardini, voltiamo pagina, dove il presidente del Consorzio per la Rete Fognante ha tracciato un bilancio economico di questi primi mesi del 2024. Presidente del Consorzio della Rete Fognante, Alfredo Elia Mandri. Una situazione che dal punto di vista finanziario sta migliorando, ma perché, Presidente? Ma la situazione sta migliorando perché, come ci eravamo ripromessi, con l'uscita dalla salvaguardia per la fornitura dell'energia elettrica avremmo registrato dei risparmi. Stiamo monitorando costantemente e proprio oggi abbiamo fatto la verifica sulla prima trimestrale e rispetto al trimestre del 2023 già registriamo un risparmio di circa 200.000 euro. Infatti l'anno scorso avevamo speso nel primo trimestre 400.000 euro circa, ad oggi nel primo trimestre 2024 abbiamo speso poco più di 210.000 euro. Quindi una situazione abbastanza tranquilla, ma questo è grazie anche al pagamento da parte dei comuni. Ma la situazione è tranquilla intanto perché con l'uscita dalla salvaguardia, come ci eravamo ripromessi, risparmiamo il 50%. I comuni che comunque si sono allineati, infatti devo dare atto che anche il comune di Giardini, ad esempio, per il 2024 ha già versato la propria quota di competenza. Restano da saldare residui fino al 31 dicembre 2022, vecchi contenziosi che c'erano con la vecchia governance, che speriamo presto di allineare, di appianare, per far sì che il consorzio comunque continui in questo percorso virtuoso che ci porteranno anche ad andare ad investire queste somme nell'acquisto di nuovi macchinari, di nuove apparecchiature che ci consentano di affrontare veramente al meglio la gestione della depurazione per la prossima estate. Restiamo ancora a Giardini Naxos, dove allarme area parcheggi, ancora irrisolta la questione legata alla carenza di aree per parcheggiare. Sebastiano Paladino, proprietario di un grandissimo appezzamento di terreno, dove vorrebbe organizzare un parcheggio, anche perché a Giardini Naxos c'è fame di parcheggi, ecco, ma perché non riesce ad aprirlo? Guardi, io non è che voglio fare, il posteggio è già stato aperto regolarmente negli anni passati senza nessun problema. Non ho l'autorizzazione, non do l'autorizzazione il parco archeologico. Quindi io non posso fare, non sono abituato a fare delle cose abusive e quindi non lo apro. Mi dispiace solo essere accusato da qualcuno che sono io che non lo voglio aprire, non è così. Quante auto può ospitare questo parcheggio? Ma guardi, sono 4.000 più metri quadrati, quasi 4.600, 4.700 se non ricordo male, quindi macchine ce ne vanno tantissime. Potrebbe risolvere il problema di questo quartiere? Può dare una grossa mano d'aiuto sicuramente, data la fama che c'è di posteggio in queste nostre zone. Cosa chiede quindi all'autorità? Se ci danno l'autorizzazione, anche il comune mi sembra essere disponibile, perché ho avuto modo di contattarle, mi hanno detto sì, io ho avuto delle richieste, ma prima di prendere un impegno ovviamente devo sapere se il parco archeologico mi autorizza o no. E adesso lo sport, il calcio, Sorrento Catania 3-2, l'amarezza di mister Zeuli nel post partita. Ma io credo che i risultati del primo tempo non è che abbiano influenzato, perché non ne abbiamo parlato, casomai parlerei più di come siamo entrati il secondo tempo, perché prendere il gol dopo 4 minuti non è stato facile.
La cosa che mi ha dato più fastidio è rimanere in partita fino. Devi rimanere in partita fino alla fine. E invece abbiamo preso soprattutto il terzo gol, un contropiede clamoroso, che poi come è andato a vedere, come è andato il risultato, poteva forse darci qualche speranza in più. Ce l'andremo a giocare, in questo momento credo che sia più importante recuperare energie, soprattutto mentali, perché questa squadra quando fa le cose insieme, per tanto tempo durante la partita, fa anche cose discrete, non eccezionali, fa cose discrete. Nel momento in cui la prima difficoltà molliamo proprio mentalmente. Pure oggi, vedendo la partita, oggi c'erano le condizioni ideali per fare quello che dovevamo fare, perché non è che abbiamo trovato un ambiente caldissimo, o la squadra avversaria abbia fatto la partita della vita. Questo la dice lunga anche sul risultato e sulla delusione che stiamo provando. Dallo sport al teatro, Catania in festa per i 90 anni di Tuccio Musumeci, servizio di Lucio Di Mauro. Auguri Tuccio! Auguri! 90 anni e non dimostrarli. Tuccio Musumeci, monumento del teatro siciliano, si è raccontato insieme ai tanti amici, colleghi, simpatizzanti e soprattutto insieme alla sua famiglia, la moglie Norina, i figli Matteo e Claudio, la nuora Claudia e la nipotina Francesca in occasione dei suoi primi 90 anni. Quando avrò 100 anni lo faremo in una bellissima casa che ha fabbricato mio nonno, che trova a Viale San Paolo, ci Gremitissimo il teatro Brancati che ha fatto da cornice alla grande festa. Ironico, come sempre, si parla del suo futuro rigorosamente in teatro, ma ha sottolineato che i suoi 100 anni li vorrà festeggiare, certo, assolutamente sì, ma in una casa bellissima, in Via degli Apostoli, al cimitero. Mi sento sempre lo stesso, ho preso esempio dal commendatore San Giorgio, che era il proprietario del teatro San Giorgio, che ha vissuto fino a 106 anni. E la mattina, ogni domenica, io tante volte quando vado a lavorare, ma come si raggiunge questo teatro? Scusate, deve ascoltare, deve mangiare poco. Grande festa, a chi dedichi questa festa dei 90 anni? A chi la vuoi dedicare? Tanti amici e parenti. A tutto il pubblico. Tutto il pubblico. Che il pubblico se non era pubblico non ero qua. Senti, il prossimo, aspettiamo i 100 anni ovviamente, no? 100 anni dove ho detto, in quella. Lì ho una bella cappella di famiglia, ha affermato. Tuccio Musumeci, una maschera unica che ha regalato e continua a regalare gioia e felicità. Che dire di Tuccio? Meraviglioso, straordinario, strepitoso, ma soprattutto un caro amico, almeno per quanto mi riguarda, perché io ho cominciato con Tuccio e lui è sempre stato veramente affettuosissimo nei miei confronti quando ero un ragazzetto e lui era già un attore importante, mi ha sempre dato i consigli giusti, l'affetto giusto e ancora oggi ci sentiamo continuamente, costantemente. Io ora sono 3 anni ormai che lavoro con lui su Macari e devo dire mi ha sconvolto che un giorno insomma ci fu un'incomprensione sul set e Tuccio praticamente gli avevano dato delle scene sbagliate e quindi lui non aveva studiato delle altre scene per fare. E quindi che cosa è successo? Che lui si è messo in un angolino da buon professionista e da persona veramente, si è ripassate le battute ed è arrivato sul set preparato. Lui ha un'età in fondo fanciullesca, perché quando sta in scena diventa un fanciullo, un po' come tutti gli attori. E lui è quello che mi ha trasmesso è questo, è 20 anni che lavoriamo insieme, abbiamo anche altri progetti, magari Caito si dia, però se uno gli leva questo finisce, ma un po' per tutti gli artisti, se uno gli leva la propria arte è finita. Una bella festa. Anche se Idu si lamenta, ma c'ha una grande voglia e una forza di andare avanti, papà è sempre stato uno che è riuscito sempre a gestire le emozioni. Durante la torta, le cose, l'ho visto che insomma si è emozionato, però lui sempre si contiene, ha quella nobiltà di una volta dove l'emozione non bisogna farle vedere. Ti aspettavamo, lui ti ha cercato, ora sei arrivata e la gioia è esplosa.
Grazie, appunto sapere che ci vuole presenti e che comunque si è creato un legame oltre appunto il set è qualcosa che porterò per sempre nel cuore e che mi riempie di gioia. E la cosa più bella di Tuccio è che quando tutti sono stanchi e tutti vogliono fare pause è la persona che è più carica e più energetica di tutti, che non ha bisogno di pausa, che non ha bisogno di nulla. Esatto, non si limita semplicemente a ricordare le battute, ma è proprio autore anche di tutto quello che fa. Infatti porta sempre del suo e porta delle gag, degli sketch che sono bellissimi. Questa edizione dell'informazione di Spazio Notizia si conclude qui. Grazie per essere stati con noi.